Bisogna che ci convinciamo tutti che ai nostri figli è meglio lasciare un titolo di studio universitario, dotarli di un'istruzione di alto livello, piuttosto che lasciargli una casa. Bisogna che anche nei comportamenti generali, del governo in primis, ma anche delle singole famiglie, si cominci a tenere conto di questo. Bisogna investire in istruzione, se no il paese è inevitabilmente destinato al declino. La battaglia in futuro, insomma, si farà sulla conoscenza via obbligata. Il rischio è che l'Italia diventi null'altro che un paese di ignoranti. Economia e necessità della conoscenza tornano nelle parole del rettore dell'Università Politecnica delle Marche, Marco Pacetti, all'inaugurazione dell'anno accademico. L'Italia perde laureati, ricorda Pacetti, siamo ad un umiliante 34esimo posto su 36 paesi OCSE. Fa eccezione la Politecnica quanto al numero di iscritti nel 2012, 16.500, più 10% negli ultimi 8 anni. Così la traduzione per il futuro dell'Ateneo. In un quadro di grave sofferenza del sistema universitario, noi registriamo ancora bilanci in notevole attivo che ci permette di programmare ancora investimenti, rinnovo della classe docente, investimenti in nuove borse per i nostri migliori studenti, il rinnovo delle apparecchiature, delle attrezzature di laboratorio. Quindi procediamo come se non fossimo all'interno di un paese in crisi, ma guardiamo con molta attenzione al futuro.